Le anticipazioni di My Home, My Destiny per lunedì 11 e martedì 12 dicembre svelano momenti intensi. Mehdi, nel suo solito stile impetuoso, e la coppia Baris e Zeynep, che sembrano finalmente raggiungere la felicità. Un momento chiave è la cena tra Baris e Ali Riza, uno zio premuroso che cerca di aprire gli occhi del nipote sui suoi sentimenti per Zeynep. Ali Riza, iniziando la conversazione sulla natura senza tempo dell'amore, confessa di essersi inaspettatamente innamorato di Sultan, che, nonostante appaia distante, in realtà ricambia i suoi sentimenti. Prima di immergerti in questo video, assicurati di iscriverti e di attivare le notifiche. Grazie. Baris si illumina di gioia, ma si turba pensando che Zeynep non ha ancora mostrato un'affezione completa e disinvolta verso di lui. Ali Riza, conoscendo bene i sentimenti di Zeynep per Baris, incoraggia il giovane a essere più aperto con lei, a confidarsi senza lasciarsi influenzare troppo dalle opinioni esterne. Nel frattempo, Emine fa notare a Zeynep che, nonostante la sua indipendenza, le sue decisioni sono spesso influenzate dagli altri, come nel caso del suo matrimonio con Mehdi, voluto da Sakine. Zeynep riflette sulle ragioni di Özlem, che desidera solo proteggere suo fratello. Tuttavia, la sua empatia e comprensione sembrano costituire un ostacolo alla sua felicità. Emine la sprona a seguire il proprio cuore e non le ragioni altrui. Il dilemma di Zeynep è che, nonostante le esperienze e i traumi, non si conosce ancora a fondo. Emine conclude con una riflessione. Finiranno come le loro madri, che non hanno vissuto pienamente la loro giovinezza? Il destino di lei e Zeynep sembra inesorabilmente legato a quello delle loro madri. Anche avendo avuto l'opportunità di vivere la loro giovinezza, entrambe sembrano insoddisfatte e bloccate. Insieme per una serata film, Nermin e Sakine non perdono l'occasione di prendere in giro Sultan per la sua amicizia speciale con Ali Riza. Sultan, tuttavia, nega qualsiasi possibilità di iniziare una relazione con lo zio di Baris, nonostante i suoi commenti suggeriscano un chiaro interesse per lui. Tra risate e scherzi, il legame tra le tre donne si rafforza, creando un'atmosfera di complicità e unità. In un contesto completamente diverso, Nu cerca di confrontarsi con Mehdi, che si trova nell'ufficio di un amico. Nu vuole capire quanto Mehdi sia arrabbiato dopo aver scoperto il suo lavoro con Baris. Mehdi, deluso e infuriato, a malapena dialoga con il suo amico. Ma ora, prima di proseguire con il resto del video, ci piacerebbe sapere cosa ne pensi. Lascia un commento e condividi la tua prospettiva con noi. Ora proseguiamo con il video. Nu si rende conto che non riconosce più l'uomo che Mehdi è diventato, non si fida più delle persone con cui lavora e si preoccupa dei veri scopi di Cengiz, che ha affidato a Mehdi tutte le sue proprietà nonostante lo conosca da poco. Mehdi rimane impassibile e non risponde, allontanando sempre di più i due amici. Il giorno seguente, Nermin cerca di fare riflettere Zeynep sulla decisione da prendere riguardo alla richiesta di Özlem. Come Emine, anche Nermin incoraggia sua figlia a seguire il proprio cuore. Zeynep, pur sembrando decisa a lasciare Baris, evita le sue chiamate e non sa come affrontare la situazione. Baris, incapace di contattarla, chiama Nermin non solo per avere notizie di Zeynep, ma anche per condividere un'ottima notizia. Sta andando direttamente a casa loro. Zeynep, non pronta a incontrarlo, convince Nermin a dirgli che è impegnata. Baris arriva e Zeynep si nasconde, coperta dalle bugie della madre. Baris comunica a Nermin che l'uomo in moto che le aveva aggredite è stato arrestato e ha confessato tutto. Ekrem aveva commissionato l'aggressione. Con Ekrem impossibilitato a rientrare in Turchia senza essere arrestato, la minaccia più grande sembra essere sventata. Nermin, sollevata, può finalmente considerare la sua famiglia al sicuro. Baris prende congedo, chiedendo di trasmettere a Zeynep un invito a un incontro serale in un luogo speciale per discutere un argomento cruciale.
Nel frattempo, all'insaputa di tutti, Benal prosegue i suoi piani di fuga con la piccola Mushgan. Dopo aver preparato i bagagli, si reca in cucina per fare scorte di latte per sua figlia. Lì trova Cemile completamente assorta nei suoi pensieri, sempre più preoccupata per il fratello e per la sua relazione con il marito. Benal tenta di prendere il più latte possibile, sperando di non essere scoperta. Cemile, però, intuisce che qualcosa non va. Forse Benal sta progettando di fuggire con Mushgan, lasciando Mehdi. Senza dire nulla a Benal e fingendo di non aver notato nulla, una volta partita Benal, Cemile avverte immediatamente Mehdi dei suoi sospetti. Mehdi, senza esitare, corre a casa. Nu rientra prima di lui e viene subito accostato da Cemile, preoccupata per un problema riguardante Mehdi. Nu, stanco ed esausto, non presta attenzione alla moglie, concentrato sul fratello, e la lascia senza ascoltarla. Anche Mehdi arriva, va direttamente nella camera di Benal, seguito da Cemile, che lo implora di rimanere calmo. Mehdi, impassibile, ordina a sua sorella di portare la piccola Mushgan in salotto per parlare da solo con Benal. Cemile, visibilmente agitata e spaventata, prende la bambina e, insieme a Nu, si dirige in salotto. Rimasto solo con Benal, Mehdi le chiede se avesse intenzione di fuggire con sua figlia. Benal inizialmente cerca di negare, ma poi confessa: sì, aveva pianificato la fuga con sua figlia, esausta dalla situazione e spaventata dalle losche attività di Mehdi. Mehdi, con un tono autoritario e freddo, dice a Benal che nessuno, nemmeno lei, può separarlo da Mushgan. Dopo averle lasciato le lacrime agli occhi, esce e chiude a chiave la porta della camera, imprigionandola. Le grida e i richiami di aiuto di Benal echeggiano invano nella stanza sigillata. Nel frattempo, Baris attende Zeynep su una terrazza, avendo preparato una cena romantica. Guarda un cofanetto che contiene un anello di fidanzamento, temendo che lei non si presenti. Tuttavia, all'ultimo momento, Zeynep arriva, portando grande sollievo a Baris. Oltre alla cena, lui ha un'altra sorpresa, una scatola piena delle sue foto da bambino e adolescente, permettendo a Zeynep di scoprire nuovi aspetti della sua vita. Lei è entusiasta della sorpresa, quasi commossa nel vedere e toccare il passato di Baris. Durante lo scherzo sulle sue foto da bambino, Baris, non riuscendo a trattenersi, le propone matrimonio. Zeynep, incredula e quasi scioccata, lo guarda senza parole, poi accetta, promettendo di sposare Baris. Lui è così felice che le chiede di ripetere la risposta più volte, e lei lo accontenta. Entrambi si abbracciano, uniti e sicuri di potersi affidare l'uno all'altra. A casa di Mehdi, l'atmosfera è tutt'altro che serena. Nu, compreso tutto ciò che è accaduto, rimprovera duramente Cemile. Benal è chiusa nella camera e continua a chiedere aiuto. La coppia discute aspramente, sopraffatti dalle urla disperate di Benal. Nu non può tollerare di vedere una donna trattata in quel modo e affronta Mehdi fuori casa, colpendolo e ammonendolo per la sua aggressività verso le donne. Mehdi non risponde all'attacco né cede alla richiesta di liberare Benal. Nu lo colpisce ancora, provocando una reazione da parte di Mehdi. Cemile, disperata, esce di casa, realizzando che suo marito e suo fratello stanno litigando. Intanto, Benal, disperata e impaurita, chiama Zeynep. Inizialmente, Zeynep non risponde, impegnata nei festeggiamenti con Baris, ma alla fine, dopo l'insistenza, risponde a Benal. Zeynep racconta a Baris le azioni di Mehdi e insieme si precipitano a casa sua per liberare Benal. Giunti sul posto, Zeynep non scambia parole con Mehdi e corre direttamente verso la camera di Benal, che la implora di liberarla. Determinata, Zeynep afferra un estintore e inizia a sfondare la porta. Cemile la raggiunge, cercando di dissuaderla dall'intromettersi nel matrimonio di suo fratello e di pensare a Mushgan.
Zeynep replica chiedendole a quale Mushgan dovrebbe pensare, la sorella uccisa da un uomo geloso o la bambina che piange per la madre rinchiusa. Cemil, tra le lacrime, strappa l'estintore dalle mani di Zeynep e si unisce a lei nel tentativo di sfondare la porta. Insieme riescono ad aprirla e a liberare Benal. Arriva anche Mehdi, ma con poche parole non riesce a giustificare le sue azioni. Zeynep è irremovibile, porterà via Benal e anche Mushgan. Baris si fa avanti, minacciando Mehdi di chiamare la polizia se si opporrà. Quando Mehdi afferra il braccio di Zeynep, Baris interviene prontamente. Mehdi, che stenta a sopportare Baris, chiede chi sia lui per parlare al posto di Zeynep. Lei stessa risponde che Baris è l'uomo che sposerà. Mehdi, senza parole, lascia andare sia Zeynep che Benal, che subito prende sua figlia e segue Zeynep e Baris. A casa di Zeynep, Emine, informata dall'amica, racconta quanto accaduto alle altre donne. Sultan e Sakine si rimproverano per aver creduto che Mehdi potesse cambiare. Lo hanno curato e hanno sperato dopo che ha rischiato la vita per Zeynep, ma il suo comportamento aggressivo e possessivo verso le donne prevale sul suo coraggio. Emine, con saggezza, conforta le donne, ricordando loro che non è colpa loro se gli uomini si comportano male. Ogni individuo è responsabile delle proprie azioni, sia giuste che sbagliate. Si abbracciano, sperando che Emine non debba mai soffrire come hanno sofferto loro a causa degli uomini. Intanto, a casa di Mehdi, Nuh e Cemile discutono. Nuh è convinto che debbano andarsene, incapace di tollerare ulteriormente la convivenza con un uomo che non riconosce più come fratello. Rimprovera Cemile per aver rivelato a Mehdi le intenzioni di fuga di Benal e la mette di fronte a una scelta, seguirlo o rimanere con Mehdi. Mehdi interviene, chiedendo a Nuh di non incolpare Cemile, che ha sempre fatto di tutto per lui. Questo è esattamente il punto di Nuh. Cemile ha sacrificato se stessa per suo fratello, ma come è stata ripagata? Mehdi, stanco, lascia la decisione finale a Cemile, se seguire il marito o rimanere con il fratello. Nel frattempo, Benal, Mehdi e Zeynep tornano a casa. Sconvolta, Benal viene accolta nel migliore dei modi. Zeynep e Baris spiegano quanto accaduto e Benal racconta come Mehdi si sia ammutolito quando Zeynep ha dichiarato che sposerà Baris. Le donne apprendono così del loro fidanzamento. Tutte sono felici della notizia, tranne Sakine, che aveva già timori su questo sviluppo e se ne va tristemente. Nermin segue Sakine per consolarla e farle accettare il fidanzamento della figlia. Dopo che Baris saluta Zeynep e torna a casa sua, Sultan e Nermin parlano con Sakine, che esprime la sua preoccupazione per il fidanzamento, temendo di non essere accettata dalla famiglia di Baris. Le donne cercano di consolarla, anche se lei si sente esclusa. Si chiudono così queste anticipazioni. Il fidanzamento di Baris e Zeynep è una gioia, ma la trama C riserva ancora molte sorprese, mentre Mehdi appare sempre più isolato dopo l'ennesimo conflitto. Grazie per la visione e vi do appuntamento al prossimo video. Nel frattempo lasciate un commento con la vostra opinione.